090 rotta. Sì, rotta. Esplorazione negativa in visual, a meno esplorazione. È cresciuta con le immagini e i racconti dei sottomarini. Poi, proseguendo il sogno che aveva da tempo, ha raggiunto il traguardo. Prima donna a diventare sommergibilista della Marina Militare, Erika Benemerito, 28 anni, napoletana, è l'emblema delle pari opportunità. Il padre, Vincenzo, ha comandato il sommergibile Gazzana, lo stesso dove oggi è impegnata come ufficiale di rotta e capo reparto telecomunicazioni e informazioni operative di combattimento. L'abbiamo seguita durante una giornata di navigazione nei fondali marini dello Ionio. Timoniere, quota 60. Quota 60. Se non avesse fatto la sommergibilista... A meno periscopio. Che cosa avrebbe fatto nella sua vita? Avrei probabilmente fatto la navale, ufficiale di marina sulle navi. Ma se non avesse scelto la vita di marinaio? Sì. Che cosa avrebbe fatto? Ma probabilmente sarei andata all'estero e avrei continuato a studiare le lingue straniere o forse avrei iniziato all'università psicologia. Che cosa le manca di più quando è in navigazione? In navigazione non riesco molto a leggere perché presa dalla guardia e altre, insomma, dall'attività di bordo non mi riesce a leggere e quello mi manca onestamente e forse anche un po' ballare perché io normalmente nel tempo libero ballo e a bordo chiaramente non lo anche posso anche perché fare. Vediamo gli spazi, non c'è molto spazio, sono veramente limitati. Chiaro. 66 metri più o meno lungo, largo un 7 metri, sì. Si passano anche 27 giorni qua dentro senza avere un oblò, sì. E soprattutto senza avere la possibilità di dialogare con l'esterno. Questa è una vita fatta di rinunce, lei come la vive? Allora sì, ci sono alcuni sacrifici indubbiamente, la possibilità di sentire i propri cari a casa non è assicurata sempre, nel senso che possiamo comunicare con casa sporadicamente un paio di volte a settimana. D'altro canto però ritengo che i sacrifici che facciamo sono ripagati in tutto e per tutto da quella che è la nostra competenza. Qual è il più grande sogno che ha, che vorrebbe che si realizzasse? Il mio sogno è quello di diventare comandante di un sommergibile.